Sai, è una bella promozione per il ciclismo. Qui è convenuta tanta gente e naturalmente è gente che è accomunata da una passione, quella del ciclismo. Questo ciclismo che nonostante alcune cose che non hanno fatto tanto onore, però è sempre il ciclismo che piace alla gente. La gente che quando sente il fruscio e le ruote va sull'uscio di casa a applaudire i corridori. Questa mattina a BCFI Taglio del Nastro con chi ha fatto la storia del ciclismo. Il Festival della Bicicletta, che accompagnerà le giornate dei fiorentini fino a domenica 3 marzo, non poteva che iniziare così. Insieme a Martini all'inaugurazione della Tre Giorni, gli assessori Riccardo Nincini e Luca Ceccobau con il presidente di Firenze Fiera Antonio Brotini. Tra gli ex campioni del mondo di ciclismo hanno partecipato allo show inaugurale Moreno Argentin e Alessandro Ballan, poi i figli di Bartali e Coppi e il nipote di Fausto Magni. Dopo l'apertura del festival, fra le mura e sui palchi della Fortezza d'Abasso si sono alternati protagonisti del ciclismo, appassionati, rappresentanti di associazioni, giornalisti e anche cuochi. Sul palco a pedali, alimentato da 128 biciclette azionate dagli stessi spettatori, Gianni Mura ha incontrato Fabio Picchi per una chiacchierata su ciclismo e cucina. È un occhio diverso, ma non tanto lontano dal ciclismo, perché se ci pensiamo è uno sport in cui bisogna alimentarsi mentre lo fai. Certo, non si parla di cucina, ma si parla di mangiare, si parla di digeribilità, si parla di pedalare sotto sforzo, si parla di bevande che rallentano e bevande che invece non pesano, si parla di dieta durante le grandi corse a tappe, chi beve vino, chi non lo beve. Si parla dei fritti vietati, insomma c'è un po' di cose legate a questo argomento. In bicicletta si risente gli odori in certi momenti dei platani, degli olmi, dei glicini, l'odore dell'olio fragrance. Senti anche gli odori che vengono fuori dalle case se vai in bicicletta, per cui ti puoi beccare di venerdì dei profumi di baccalà alla livornese, di inzimini sobbollenti. Cioè la bicicletta ti porta a... così, ti riapre i pori. Pedalare significa anche apprezzare un territorio nelle sue pieghe più nascoste. Lo sa bene Sonia Spacchini, assessore provinciale allo sport, che questa mattina al Caffè L'Eroica ha presentato Mugello in Bike. Si tratta di un progetto di distretto cicloturistico che a breve offrirà un modo nuovo di vivere il Mugello. È la prima esperienza di queste dimensioni e con questa caratteristica tecnologica presente in Italia e anche in Europa, quindi devo dire che diventa di fatto un'eccellenza assoluta della nostra provincia, della nostra regione, dove gli appassionati cicloturisti potranno recarsi e trovare da una parte strutture ricettive che vanno incontro alle loro esigenze, la possibilità di percorrere appunto in questo territorio percorsi definiti con la registrazione attraverso dei totem e una card della loro velocità, delle altezze, delle salite percorse e tutti i dati che ai cicloturisti interessano. Tra i padiglioni di BCFI non è mancato e non mancherà nei prossimi due giorni neanche l'occhio dell'artista. Cornelio Perini, appassionato di sport e lui stesso ciclista, dipinge con il suo aerografo i caschi dei campioni. Ne ha voluto ricordare uno in particolare. E tra tanti campioni, diciamo che Marco è una cosa che è rimasta nel cuore, non solo a me ma a tutti gli sportivi. E diciamo che ho avuto la fortuna di conoscerlo come persona, come campione, facendo dei caschi negli anni in cui non c'era l'obbligatorietà del casco e continuo ad avere un rapporto con la fondazione per fare dei caschi che vanno all'asta per aiutare i loro progetti, insomma una maniera particolare per ricordarlo, perché è una persona che quando penso a Pantani mi viene voglia sempre di prendere la bicicletta e fare sport. BCFI è un festival che interessa all'appassionato di ciclismo, allo sportivo, ma anche a chi è curioso e guarda al mondo delle due ruote con simpatia. Sono tante le iniziative che possono lasciare qualsiasi pubblico a bocca aperta, soprattutto se i protagonisti usano la bici non per correre ma per saltare. Eccoli, pronto, ancora una volta, bravissimo! Dopo una giornata così, le biciclette tornano in garage, ma solo fino a domattina. Tutto è ormai pronto per la Gran Fondo. 2000 iscritti correranno su un circuito di 130 km partendo da Firenze per passare dal Chianti e tornare nel cuore della città. Un evento mai visto in Toscana e un assaggio del prossimo mondiale di ciclismo.